Ricordare Tonino Fanesi lì dove amava trascorrere il suo tempo libero, guardando il figlio che giocava a pallacanestro. Nel suo tempo di lavoro, Tonino un anno fa ha trovato la morte a 49 anni, schiacciato dal macchinario che manovrava alla metallurgica abruzzese di Mosciano. Operaio zincatore esperto ai primi venti di crisi, aveva lasciato la Betafens di Tortoreto per un posto di lavoro stabile che garantisse la sua famiglia, tre figli e la moglie Gabriella, che non se l'è sentita di partecipare, pur ringraziando tutti. Cinzia Mattiucci, delle Donne Democratiche di Giulianova, le ha dato voce leggendo la lettera scritta a maggio in occasione delle borse di studio date ai suoi figli. Niente e nessuno potrà restituirci Tonino, ma ricordarlo ci fa sentire abbracciati e meno soli. Grazie dal profondo del cuore, Gabriella. Questa iniziativa l'abbiamo voluta fortemente come direttivo FIMBICISL, appunto per ricordarlo sotto il lato umano, sotto il lato di padre lavoratore che purtroppo, come tanti, è uscito di casa la mattina, ha salutato sua moglie e non è più tornato. I suoi figli li spronava a studiare, Tonino Fanesi. Studiare vi darà la libertà, questo ripeteva sempre ai nostri figli e loro l'hanno ascoltato. Matteo sta per laurearsi in archeologia. Davide studia lettere e vuole diventare giornalista. Un anno dopo non lo dimenticano i suoi colleghi della Betafens e quelli della metallurgica di Mosciano.